Cari amici e cari telespettatori, vogliamo rivolgervi il nostro saluto per il nostro appuntamento con I Tesori di Davide. I Tesori di Davide è una trasmissione dove cerchiamo, con l'aiuto del Signore e anche con i nostri pochi mezzi, di approfondire le scritture che riguardano appunto il libro dei Salmi. Però ci avvaliamo, come amiamo spesso sottolineare, anche del contributo invece di eccellenti predicatori che forse anche in altre epoche hanno approfondito questi versi delle scritture così care e preziose per dare un contributo di riflessione. Noi ce ne avvaliamo con una collana, per esempio un bellissimo commentario che si intitola appunto Il Tesoro di Davide, ad opera di uno dei predicatori che ormai fanno parte della storia del protestantesimo europeo, e parlo di Charles Spurgeon, che si è ha illustrato questo bellissimo commentario che con l'ausilio e il contributo di tanti altri predicatori contemporanei alla sua storia, ma anche di epoche precedenti. In questo ci avvaliamo dell'aiuto e del ausilio di Francesca, che ci dà la possibilità di ascoltare questi commenti attraverso la lettura. Noi in questa nostra trasmissione avremo la possibilità di riprendere la lettura del Salmo 20, del Salmo 50. Stavo dicendo 23 perché il Salmo 50 è composto da 23 versetti. Poi il Salmo 23 forse è quello più conosciuto in maniera, direi, universale. Però il Salmo 50 è anche un salmo molto che si offre a delle riflessioni che riguardano soprattutto il modo giusto di adorare Dio, il modo giusto di avere una relazione con Dio. Perché? Perché è un salmo che, direi, anche sotto certi aspetti è pedagogico e correttivo, perché vuole insegnare quale deve essere il vero culto che Dio gradisce. Nello stesso tempo riprende forme di religiosità apparente, di ritualità, di costumi religiosi che sostanzialmente non mutano assolutamente la realtà divina. Ecco, allora quindi che proporrei di partire appunto con la lettura e poi ci dedicheremo e approfondiremo il commento dei versetti a partire dal 14 fino alla fine del Salmo. Offre a Dio il sacrificio della lode e paga l'Altissimo i tuoi voti. E invocami nel giorno della distretta, io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Ma quanto all'empio, il Dio gli dice: spetta io a te di parlare dei miei statuti e di aver sulle tue labbra il mio patto. A te che odi la correzione e ti getti dietro alle spalle le mie parole. Se vedi un ladro, tu ti diletti nella sua compagnia e sei il socio degli adulteri. Tu abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua intesse frodi. Tu siedi e parli contro il tuo fratello. Tu diffami il figlio di tua madre. Tu hai fatto tutte queste cose ed io mi son taciuto. E tu hai pensato che io fossi del tutto come te, ma io ti riprenderò e ti metterò tutto davanti agli occhi. Deh, intendete questo, voi che dimenticate Dio, che talora io non vi dilani e non vi sia chi vi liberi. Chi mi offre il sacrificio della lode mi glorifica, e a chi regola bene la sua condotta io farò vedere la salvezza di Dio. E quindi questa seconda parte, come dicevo poc'anzi, ci illustra quale deve essere la forma giusta di relazione che Dio ama avere con i credenti. Il Salmo 50, nei versetti precedenti, metteva in luce che cosa? L'inutilità di sacrifici animali.
A un certo punto il testo sottolineava questo aspetto, dice: io conosco tutti gli uccelli dei monti, tutte le bestie che si muovono, tutti gli animali che si muovono nella campagna sono a mia disposizione, no? Dice: io mangio forse carne di toro o bevo il sangue dei becchi, no? Per dire, voi che date così tanta importanza a questi sacrifici animali, non sono questi quelli che io cerco e non sono questi quelli che Dio cerca. Allora, quali sono i sacrifici che Dio si aspetta da un sincero cuore che vuole onorare il suo Dio? Il verso che abbiamo appena letto ce lo illustra: il sacrificio che Dio gradisce è il sacrificio della lode. Offri a Dio il sacrificio della lode e paga a Dio i tuoi voti, nel senso di adempi le tue promesse dinanzi al Signore. Francesca, c'è eventualmente un commento su questo testo del verso 14? Abbiamo un commento di Spurgeon. Oggi troppe persone ricevono la stessa condanna. Il sacrificio deve essere presentato veramente al Dio che vede il cuore. Rende a Dio l'amore che gli hai promesso. Il servizio che con il patto ti sei impegnato a rendergli e la fedeltà del cuore che hai giurato di mostrargli. La nostra preoccupazione principale è essere veri servitori dell'Eterno e amare veramente Gesù. Ora, provate a pensare che nella realtà odierna non siamo affatto abituati al costume religioso dell'olocausto o del sacrificio animale. Però immaginiamo queste parole in quel tempo, in quel contesto, dovevano sicuramente forse apparire destabilizzanti. Perché? Perché le persone si partivano da luoghi remoti per andare lì, nel luogo dove i sacerdoti dovevano sacrificare gli animali per il perdono o la remissione dei peccati. Quindi proviamo a immaginare quanto possiamo dire alternativa, rivoluzionaria forse poteva sembrare questa parola, dove Dio metteva in luce il sacrificio che gradiva, il sacrificio che desiderava. Questa cosa è stata compresa anche da santi uomini di Dio dell'antichità. Il Dio gradisce di più l'ubbidienza che il sacrificio, perché l'ubbidienza vale più che il sacrificio. Poi segue un verso che è caro probabilmente al cuore di tutti quanti i credenti che in molti casi lo hanno anche fissato all'interno delle proprie case, nei quadretti o nelle chiese. Questo verso così ricco di significato, ma nello stesso tempo che sprona così tanto la nostra fede. Il Dio sta dicendo: non voglio il tuo sacrificio dell'agnello, della pecora, del becco, del montone, del toro. Non voglio il sangue degli animali. Voglio il sacrificio della lode, questa offerta che sale direttamente al cuore. Voglio la tenerezza di una relazione tra un figlio e un padre, il nostro Padre Celeste. Voglio essere pronto a prendermi cura di voi nel momento in cui attraversate le difficoltà della vita, la distretta. Direi che possiamo leggere questo bellissimo verso, che è il verso 15 del Salmo 50, che conforterà sicuramente il cuore di tutti noi. Invocami nel giorno della distretta, io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Ecco, invocami nel giorno della distretta, perché io te ne tirerò fuori e tu mi glorificherai. L'invocazione a Dio.
Nel Nuovo Testamento è detto che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Noi nella nostra cultura, diremo anche linguistica, siamo abituati a invocare la mamma nelle difficoltà. È vero, in alcuni casi le persone imprecano nelle forme più disparate di imprecazioni. E invece questo versetto sta dicendo: nel giorno della distretta invoca il tuo Dio, ma invocalo col cuore, perché il tuo Dio ti libererà fuori, te ne trarrà fuori e tu lo glorificherai. Sicuramente credo che nessuno ha perso l'occasione di dare un commento a questo testo. Abbiamo un commento di Sant'Agostino. L'Eterno ha promesso ai suoi figli di fornirgli ogni bene, ma loro devono usare i mezzi di supplica, cioè devono pregare. Dio non dona a chi non chiede, per evitare di dargli ciò che non desidera. Beh, conosciamo la profondità di Agostino di Ippona e chiaramente queste parole sono edificanti. Il verso 16 poi cambia registro perché ci porta su coloro che invece non riescono ad afferrare questo insegnamento, questo appello da parte del Signore. Difatti il verso 16 inizia a parlare dell'empio che si rifiuta di affidarsi a Dio. Ma quanto all'empio, il Dio gli dice: spetta egli a te di parlare dei miei statuti e di aver sulle labbra il mio patto. Ecco, trattasi di un empio religioso. Come è possibile? È possibile che una persona, l'empio è il malvagio, no? Eppure di una persona che malvagia interiormente ma che parla di Dio, che vuole in qualche maniera predicare gli statuti divini. E qui il Signore si ribella, dice: ma non spetta all'empio, non spetta a te parlare dei miei statuti. Non è giusto che sulle tue labbra, no, vi possa essere il mio nome, vi possa essere il mio patto, vi possano essere i miei insegnamenti. E qui si apre la riflessione su certi aspetti, diremo, scandalosi degli ambienti religiosi dove ci sono persone che professano la fede, probabilmente sono anche dei leader del mondo religioso, delle chiese o di ambiti cristiani, ma non soltanto, e che invece scandalizzano le persone con il loro comportamento, perché hanno l'apparenza, hanno la parvenza, indossano l'abito del costume religioso, ma interiormente non hanno la stessa sincerità. E penso che Spurgeon era un oppositore fiero di questa falsa religiosità, di questa professione, no? Della religione e non di un cuore retto, di un cuore sincero, leale, di un cuore che realmente è fervente dinanzi al Signore. Qual è, Francesca, all'interno delle ricerche, un contributo su questo testo? Abbiamo ancora un commento di William Fenner. Quando un ministro non mette in pratica ciò che insegna, è una persona vile, anzi è un uomo ridicolo, come il farmacista di cui narra Luciano di Sarnostana, che aveva delle medicine per curare la tosse e diceva a tutti di averle, ma lui stesso aveva la tosse. Con che faccia si può salire sul pulpito proclamando le leggi di Dio e pretendendo l'impegno di curarsi delle anime, quando invece la propria nudità è evidente? Quando la lingua è molto più grande delle mani e quando il ministero è diviso contro se stesso. E ancora, come si può dire che gli uomini devono essere santi comportandosi poi in modo da rivelare l'ipocrisia della propria bocca? Così si fa più male di centinaia di persone messe insieme. Effettivamente è un testo che denuncia questi comportamenti sleali, perché le persone, come dire, forse in tanti altri ambienti può essere anche tollerata la slealtà, la doppiezza, l'ipocrisia, ma non all'interno dell'esperienza della fede. Sono probabilmente
le cose che scandalizzano di più. Spesse volte, parlando con l'uomo della strada, mi trovo a dire, mi trovo ad ascoltare, no? Commenti di questo tipo. No, io so che sbaglio, però io non vado in chiesa, perché ci sono tanti che sbagliano più di me, però vanno in chiesa, no? E può sembrare quasi una sorta di giustificazione. In parte lo è, ma sicuramente non è questo quello che il Signore gradisce o Dio vuole. Procediamo con la lettura dei successivi due versetti che seguono, e sarebbe appunto il verso 17 e il verso 18. A te che odi la correzione e ti getti dietro alle spalle le mie parole. Se vedi un ladro, tu ti diletti nella sua compagnia e sei il socio degli adulteri. Quindi continua sostanzialmente questa denuncia nei confronti di chi si ostina a non voler lasciarsi plasmare, perché la realtà è questa: Dio non cerca uomini perfetti da aggiungere alla sua schiera. Il Signore forse ce lo insegna anche attraverso l'esempio del Signore Gesù, che non andò a cercare gli uomini più dotti, sapienti, istruiti all'interno degli ambienti rabbinici, religiosi, delle sinagoghe, del tempio o dei sacerdoti. No, andò a prendere persone comuni, uomini rozzi, uomini che probabilmente Gesù ha dovuto iniziare a plasmarli già subito, insegnandogli forse l'ABC, no? Della comune convivenza, della civiltà, dell'educazione, dell'istruzione, e pian piano li ha resi sommi apostoli. Che grande opera può fare il Signore nella vita di un uomo che probabilmente non avrebbe, come dire, nessun requisito per essere un servo di Dio, ma il requisito non è dell'uomo, è della chiamata. Dio può fare cose grandi, inaspettate, inimmaginabili nella vita di ogni uomo. La storia di tanti e tanti lo attesta, lo testimonia. Persone che sono state raccolte, direi, dai bassi fondi, sono state raccolte dalla strada, sono state prese talvolta anche dalle prigioni. Dio ne ha fatti strumenti potenti della sua grazia. Ecco, Dio non cerca gli uomini perfetti, ma Dio cerca gli uomini che vogliono lasciarsi plasmare da Lui. E quindi la denuncia è contro chi odia la correzione di Dio e chi si getta alle spalle le parole sante della sapienza di Dio. Se oggi la società vive il malessere che noi abbiamo la possibilità di riscontrare, è semplicemente perché si è allontanata da Dio, perché si è allontanata dalla parola di Dio, si è allontanata dagli insegnamenti di Dio. E quindi ecco il destino dell'uomo che in maniera innaturale, in maniera irragionevole, si separa da Dio e va verso la direzione più bassa della sua condizione. E Dio vorrebbe elevarci, vorrebbe sicuramente rialzarci. Allora quindi c'è questa associazione al ladro, all'adultero, per dire che poi diventa forse normale avere dei comportamenti che sono sbagliati, ma sono sostanzialmente lesivi alla dignità umana, sono lesivi alla comunità, sono lesivi proprio alla relazione tra gli uomini, perché alla fine se un uomo ruba non ha tolto nulla a Dio, ma ha generato un malessere all'interno della comunità nella quale vive, valga lo stesso per l'adultero e altri. Ma se noi riuscissimo a comprendere queste cose, che la legge di Dio è sostanzialmente un beneficio, l'adempimento della legge di Dio è un beneficio per la nostra stessa vita, nel adempiere i comandamenti di Dio noi siamo persone più felici, e al contrario l'infelicità, il malessere, il disagio, la degenerazione, la devastazione, tutto ciò che ci circonda viene proprio dall'aver lasciato, messo da parte, o come abbiamo letto nel verso 17,
aver messo dietro alle nostre spalle le parole di Dio. Queste sono state, come dire, le mie riflessioni, però penso che Francesca ne abbia qualcun'altra più dotta di quanto abbia potuto cercare di esprimerne io. Abbiamo un commento di Giovanni Diodati. Tu ti diletti nella sua compagnia o cammini insieme a lui, condividi con lui, cioè sei un suo compagno. Si tratta di un termine che allude nel commercio fra mercanti o ai banchetti antichi a cui contribuivano, partecipavano in molti. Ecco, quindi Giovanni Diodati, che era invece uno studioso molto attento, conosciamo tutti quanti, apprezziamo l'opera di traduzione che Giovanni Diodati fece a spese proprio, no? Tradusse la Bibbia, stiamo parlando del 1600 o di lì, e lo fece perché amava così tanto queste scritture che voleva che potessero essere messe a disposizione del popolo in una lingua più popolare, no? Più volgare. E Giovanni Diodati giustamente fa questo tipo di osservazione, no? A questo costume che vigeva, soleva all'interno dei mercanti o dei convivi antichi. Ora, il versetto 19 e il versetto 20, se possiamo leggerlo, Francesca, ci apriranno altre riflessioni. Tu abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua intesse frodi. Tu siedi e parli contro il tuo fratello. Tu diffami il figlio di tua madre. Ecco, sono questi comportamenti sleali nei confronti del nostro prossimo. E nel momento che sono censurati dalla scrittura, nel momento che sono sottolineati come peccati, offendono anche la santità di Dio. Perché Dio, come dicevo poc'anzi, ha creato un sistema, il modello suo, no? E gli uomini cercano di sostituirlo con altri modelli, anche all'interno della famiglia, perché di qua di questo si sta parlando, è vero? Cioè si sta dicendo che questi peccati, no? Travalicano fin anche le relazioni familiari che dovrebbero essere le più salde, dovrebbero essere le più concrete, no? Quelle che dovrebbero resistere ancora meglio alle avversità. Ma dice: tu parli contro il tuo stesso fratello, tu diffami il figlio di tua madre, no? E quindi la corruzione ormai ha raggiunto anche il nucleo più intimo delle relazioni umane, la famiglia. Si leva inimicizia all'interno dei nuclei familiari. La famiglia, che dovrebbe essere un luogo di sicurezza, di protezione, di solidarietà, di condivisione, diventa un terreno di battaglie per gli interessi, per gli antagonismi, per gli egoismi, per le tante ragioni che talvolta sono così futili e banali, ma che recano una rovina e una distruzione. Probabilmente tu, caro telespettatore che ci stai ascoltando, stai soffrendo forse, perché proprio all'interno della tua stessa famiglia stai vivendo situazioni come queste che sono state qui descritte. Ed è comprensibile l'amarezza, la delusione di essere stati traditi addirittura da qualche intimo familiare, di essere stati delusi da qualcuno che ci appartiene anche per vincoli di sangue, no? Oltre che per la storia. Beh, Dio ci può aiutare a superare attraverso l'amore, attraverso il perdono. Qual è, Francesca, eventualmente un contributo su questo testo? Abbiamo un approfondimento sull'espressione il figlio di tua madre. Per comprendere la forza di questa espressione occorre ricordare che fra gli israeliti vigeva la poligamia.
I figli dello stesso padre erano tutti fratelli, ma fra i figli nati dalla stessa madre e dallo stesso padre c'era un rapporto ancora più stretto. E quindi sì, i figli di tua madre probabilmente sono indicati i fratelli, no? Ancora più consanguinei. Bene, procediamo con il successivo versetto, che è il verso 21, che in qualche maniera illustra qual è la posizione di Dio nei confronti poi dopo di questi comportamenti, di questi atteggiamenti, che possono sembrare lesivi soltanto al rapporto con il prossimo, no? Che possono sembrare che nulla abbiano a che fare sostanzialmente con il rapporto con Dio. Perché? Perché se io ho tradito, ho offeso, ho rubato, ho fatto del male sostanzialmente a persone che mi circondano, ma io con Dio alla fine non è che lo abbia bestemmiato, abbia fatto chissà quali azioni contro Dio, no? E poi invece no, qui Dio, come dire, si intromette in queste vicende umane. E vediamo come. Andiamo a leggere il verso 21. Tu hai fatto queste cose ed io mi sono taciuto. E tu hai pensato che io fossi del tutto come te, ma io ti riprenderò e ti metterò tutto davanti agli occhi. Allora, Dio, in qualche maniera, attraverso la scrittura, questo salmo, sta dicendo: se rimanessi impassibile, sarei in qualche maniera complice di questi mali. Se rimanessi indifferente, sarei uguale sostanzialmente a te. E tu forse hai pensato che io approvassi, e forse hai pensato che io scusassi, che io capissi le tue ragioni. No, non è così. Io verrò e ti riprenderò e metterò dinanzi a te tutta la verità, dinanzi ai tuoi occhi, affinché non sia la tua verità. Perché? Perché le persone usano giustificarsi, no? Di fronte anche agli atti talvolta più meschini, c'è sempre qualche motivo, qualche ragione che voglia scusarla. Ma Dio non si presta a questo gioco. Non si tace il Signore affinché non venga pensato che Dio potesse tollerare questi comportamenti. Andiamo, Francesca, così alla lettura di qualche approfondimento su questo verso. Gli atei ridono delle scritture che ci avvertono che dovremmo rendere conto di tutte le nostre azioni, ma nel giorno in cui questo accadrà, Dio gli mostrerà la verità. Fare in modo che le loro menti non curanti ricordino, per Dio è facile quanto crearli. Quando Dio mostrerà i suoi registri ai loro spiriti non curanti, vedranno tutti i peccati dimenticati. Dio ancora imprimerà i suoi registri nelle loro menti. Gli empi vedranno tutti i loro peccati passati. Mentre Baldassarre continuava a peccare, la mano di Dio scriveva continuamente contro di lui, anche se lui non se ne rese conto, finché il calice non fu colmato. Per gli empi accade la stessa cosa. I loro peccati sono numerati e loro stessi sono stati valutati, ma non se ne accorgono finché non vengono divisi da un risveglio terribile. Ecco, ormai mancano soltanto gli ultimi due versi e il verso successivo irrompe il giudizio di Dio, perché fino adesso Dio ha sottolineato i mali, ha sottolineato i comportamenti scorretti, sleali, però di fronte a tutto questo qual è la reazione di Dio? Vorrei che potessimo leggere il verso 22, Francesca. Deh, intendete questo, voi che dimenticate Dio, che talora io non vi dilani e non vi sia chi vi liberi. Ecco, quindi intendete questo, voi che avete dimenticato Dio. Fate attenzione, vedete quanto diremo è anche aggressivo in questo caso il giudizio di Dio. Che talora io non vi dilani, no? È un verbo usato soprattutto per illustrare, no, l'aggressività delle fiere che attaccano gli animali. Eppure Dio sta dicendo che
il suo giudizio sarà duro, sarà severo. Vorrei chiamare Francesca, così leggiamo insieme l'ultimo versetto, che è il verso 23, che sostanzialmente corona tutto il Salmo 50 con il senso ultimo e del volere di Dio nei confronti del culto, dell'adorazione, della credente. Chi mi offre il sacrificio della lode mi glorifica, e a chi regola bene la sua condotta io farò vedere la salvezza di Dio. Quindi chi mi offre il sacrificio della sua lode, ebbene, mi glorifica, e io gli farò vedere, gli mostrerò il piano di salvezza di Dio. Lodiamo il Signore con la semplicità del nostro cuore, adoriamo Dio, non c'è bisogno di preghiere meccaniche, di recite o preghiere recitate, no. Dio vuole ascoltare direttamente la nostra invocazione. Dio è pronto ad ascoltare le parole forse semplici della nostra lode. Una volta ho avuto modo di ascoltare un credente che nell'impeto della passione del suo cuore disse al napoletano: quanto sei bello, Signore. Eppure in quel momento io penso il cuore di Dio si rallegrò nel ricevere una lode così semplice, così sincera. E talvolta proprio come piccoli fanciulli dobbiamo imparare. Con questo noi vogliamo ringraziarvi. Francesca probabilmente vi darà il suo saluto. Vi volevamo salutare ancora ricordandovi il verso di questo salmo: invocami nel giorno della distretta e Dio ti tirerò fuori, che possa essere uno sprono per la vostra vita. Che Dio vi benedica. Alla prossima nostra trasmissione. Dio vi benedica.